Allora, quanta importanza ha questa partita, Gigi? Beh, ci avviciniamo alla... Due mesi finali, è chiaro che ogni partita ora è una partita fondamentale, ma per noi sarà una delle 12 finali che abbiamo a disposizione, quindi abbiamo a disposizione il tempo, soprattutto dobbiamo riuscire a continuare a giocare sui ritmi importanti come le ultime partite, avere grande attenzione e soprattutto avere la mentalità di giocare domenica per vincere, questa è l'unica cosa da fare, cioè non dobbiamo sviluppare fuori casa, in casa, sul tetto. Noi dobbiamo giocare sempre con la mentalità giusta, come concetto, dando grande rispetto agli avversari, perché io penso l'Udinese in crisi per risultati, ma però ha giocatori importanti che possono dare una svolta importante e questi momenti possono dare anche un risultato inverso da quelli che speriamo noi. Cercare di motivazioni, giocatori che rientrano come di Natale, che vogliono dimostrare di essere in palla. Quindi troviamo una squadra molto motivata, ma noi abbiamo dalla nostra la consapevolezza che abbiamo adesso un qualcosa in più di una chiacchiera di salvezza. Abbiamo qualcosa in più con qualche certezza. E quindi dal punto di vista dobbiamo essere sempre pronti, abbiamo un seguito di tifosi fantastico, ci darà una mano e giocheremo con la testa giusta per poter tentare di fare il massimo, poi vedere quello che arriva alla fine. Però il concetto deve essere quello di una testa libera per poter giocarci al top della condizione. C'è stato un momento di questa stagione in cui francamente sembravi l'unico che ci credesse. Dopo la vittoria col derby è cambiato a livello di percezione sia interna sia in città, ma ho letto anche fuori, insomma tutti si sono accorti che il Verona può ancora rientrare. Cambia qualcosa questo? È da un po' di più responsabilità, no? Chiaramente. Adesso saremo anche noi un attimo a determinare, no? Con le nostre prestazioni. No, l'importante è che noi facciamo, perché adesso si ragiona su partite che non abbiamo potuto vincere, perché, ma la prestazione c'è sempre stata. Noi siamo partiti come concetto di visione, almeno io, dalle prestazioni. E quindi sulle sue prestazioni puoi costruire qualcosa, su quello che non puoi dare è difficile poi costruire. La squadra aveva bisogno di qualche vittoria, come è stato dato, di certezze su come stare in campo, e questo siamo riusciti a dargliele, e poi i risultati sono arrivati perché la squadra aveva comunque delle basi importanti, e quindi su quello abbiamo giocato. Adesso abbiamo la consapevolezza che concretamente sul tavolo la possibilità di poter lottarsi la salvezza fino in fondo è quello che faremo. Ha superato le tue previsioni la partita col Chievo? Era quello che ti aspettavi? Cioè anche questa, perdonami, facilità con cui vi siete liberati di una squadra che comunque aveva dato tanto. Facilità. No, almeno i derby sono sempre, ecco, i derby, certo, sono sempre particolari. Loro avevano anche qualche problema di formazione, mancando gli Altemai, mancando gli Meggiorini. Sicuramente sono giocatori che avevano quelle qualità per creare qualche difficoltà anche a noi. Però devo dire che la squadra ha approcciato bene quella partita. Ha passato con mentalità giusta, con la consapevolezza di poter lottarsela fino in fondo, di rischiare qualcosa, perché mi sembra che è doveroso dare rispetto anche a quelli che a chi ti affronta, però eravamo consapevoli di poter fare una partita importante. E l'aggressività, l'intensità che hanno dimostrato in questi tempi hanno fatto sì che la squadra reggesse i ritmi in modo concreto, creasse parecchie situazioni da favorevoli durante la partita, specialmente nel primo tempo. È stato sfruttato meno di quello che la squadra ha prodotto, però avevamo sempre la partita in controllo, diciamo così, come concetto. La partita è stata fatta come il Verona doveva farla, perché era quella che lei doveva buttare sul campo, la consapevolezza, soprattutto affrontare un derby con la mentalità di doverlo vincere, di non accontentarsi, e questo è stato magari la mole importante. Voglio chiederti ancora due cose. La prima, Toni Pazzini, mi pare che abbiamo ancora da esplorare tutto quello che possono dare, cioè che stanno migliorando tantissimo. Ti sembra anche a te? Ma sì, ma hanno due caratteristiche opposte, in cui uno va a un compito e uno ha un altro compito. E quindi quando due compiti sono diversi, l'abbinamento è giusto. Se tu fai due compiti uguali hai solo una soluzione. Ma al di là di questo sono giocatori che hanno carisma, e questo è importante per tutta la squadra, perché con Moras per esempio hanno carisma di sostegno importante a livello psicologico e di giocatori, e poi hanno i gol nel DNA. Noi in questo momento qua abbiamo bisogno di gol e di gente davanti che si faccia rispettare,
perché la qualità del momento della partita, gli avversari sanno che nel momento della partita sia Pazzini sia Toni possono fare gol, e quindi un po' più di attenzione secondo me ce la metteranno sempre, quindi noi sviluppando questo diamo possibilità anche di non far sì che gli altri giochino proprio facilmente, e quindi da quel punto di vista lì siamo bravi, sono bravi loro perché stanno sacrificando, poi siamo abituati a fare le uniche punte certe volte dove hanno giocato loro, e devo dire che stiamo cercando di formare una coppia che in questo momento qua è solida, e soprattutto abbiamo in questo momento qua anche delle alternative importanti, e quindi la squadra sta rendendo bene fisicamente, sta lavorando bene, non abbiamo nessun intoppo, specie per Moras sta facendo molto bene questa squalifica che non ci voleva, però abbiamo anche dei giocatori giovani che possono dire la loro. Marrone è imprescindibile, ma per il ruolo che occupa in questo momento tattico sì, d'altronde, ma insomma quelli sono in questione, non è imprescindibile, perché Viviani per esempio è un giocatore che ha le caratteristiche uguali alle sue, però sono giocatori che hanno tattica di campo e hanno ruolo, e chiaro che nel ruolo anche gli altri sono bravi, magari hanno minore ruolo tattico, hanno più qualcosa di diverso, quindi diciamo che noi siamo imprescindibili dai 23 che abbiamo, noi abbiamo 23 giocatori, adesso sono due fuori, e quindi loro devono creare il gruppo, chi gioca deve dare meglio di se stesso, poi sono dei ruoli in cui chiaramente c'è qualcuno migliore, qualcuno meno adatto al ruolo, diciamo così. Ciao Gigi, molto semplice, domani giocano Gollini, mi dai la formazione? E altri 10. E altri 10, no, devi dare la formazione o no? Ci dai la formazione oppure no? No, non andiamo, perché il posto di Moras, puoi dirci. Ci sanno già, dei giocatori che la squadra ha reso molto bene domenica, abbiamo trovato un assetto tattico che ci dà conforto come prestazioni. E non si discosterà chiaramente molto da domenica, insomma, ma questo è un dato di fatto abbastanza oggettivo, insomma, non è per far sì la squadra che vince non si cambia, è proprio un fatto di questo momento di sfruttare appieno le caratteristiche, però devo dire che se giocherà Bianchetti al posto di Moras può essere una soluzione ideale, ma però devo dire che avevo anche delle soluzioni in corso diverse, insomma, no? Quindi io penso che la squadra abbia delle risorse a prescindere da chi andrà in campo inizialmente. In parte che mentalmente siamo predisposti ad andare a Udine, a pensare, ad essere certi di affrontare una squadra col coltello nei denti, come si vuole dire, che lotterà al massimo, perché la settimana che hanno passato è stata una settimana molto molto complicata, e vogliono tirare fuori tutto il loro meglio per dimostrare al loro pubblico e alla società di essere ancora in palla per poter stare in Serie A. Questo per noi, affrontiamo l'ennesima squadra che ci affronterà in un momento delicato ma con grandi risorse. Noi siamo abituati in questo momento qui ad affrontare squadre quasi sempre di momenti come questi. Se dello score nostro, noi abbiamo fatto le squadre, poche squadre in tranquillità, no? E quindi per un verso o per un altro siamo abituati alla lotta, e quindi spero che la mia squadra faccia tesoro di queste esperienze, proprio che dia il massimo di quello che può dare. Abbiamo anche risorse importanti. Senti Gigi, prima hai detto, prima erano chiacchiere sul discorso della salvezza, sì. Adesso ci non sono chiacchiere, la pandemia no. Sì, ma però dico in generale, adesso ci sono delle certezze, me ne dici una, cioè proprio una certezza che hai della tua squadra, una la più importante? La credibilità che abbiamo, prima era concreta perché noi sapevamo di poter fare sì, di poter esprimere al massimo sul campo le nostre risorse. Adesso oltre alla credibilità di quello che facciamo sul campo c'è la credibilità dei numeri, che sono ancora più importanti, quindi il senso è riuscire a abbinare questo, penso alla credibilità, poi se ci riusciamo non lo so, perché le risorse sono importanti, però il campionato è lungo, però che la lottiamo fino in fondo, questo può essere, posso dirlo con certezza che ci sarà. Samir è cresciuto molto, per te resta comunque un'alternativa magari di Elander, o può essere un giocatore che magari, visto il sinistro, può essere impiegato alternativa, cioè non in fascia? No, per me no, perché alla cultura di essere un centrale importante, secondo me Samir ha delle caratteristiche molto buone per fare un calcio di importanza, di livello. È venuto un momento particolare, noi abbiamo un assetto particolare, in questo momento qui Elander è un giocatore imprescindibile perché è un ragazzo attento, veloce, migliorato moltissimo da quando sono arrivato,
Ma io penso che Samir verrà a suo tempo e dimostrerà anche lui di essere uno dei nostri, come lo sta dimostrando adesso. Quindi i tempi saranno per tutti, come è stato per Gilberto, come è stato per Romulo, come è stato per Greco, come sarà. E gli altri vedranno che piano piano troveranno anche loro spazio, perché il tempo è lungo, l'intensità è alta, la primavera porterà sicuramente delle fatiche maggiori, e noi speriamo di arrivare a primavera con il gruppo completo, che sia appunto darci una mano, qualsiasi esso sia. Io ho fiducia in tutti i ragazzi, che se potessi far giocare 23, non posso, e quindi 11 giocano, ma gli altri 11 sanno che da parte mia c'è sempre grande rispetto per la loro qualità. Ciao mister, in settimana sarà prima fermato Momo Fares, dopo è stato recuperato in tempi brevissimi perché per fortuna era solo una lieve distorsione. Ti chiedo, sarà della partita Udine Momo, visto che insomma nelle ultime due... Sì, sì. Ma penso che noi abbiamo dei ragazzi che possono quel ruolo farlo molto bene, con caratteristiche diverse, ma lo fanno molto bene. Parlo magari di Albertazzi, parlo di Fares, sono caratteristiche opposte. Diciamo che mi ha trovato un assetto tattico idoneo per un certo tipo di discorso, quindi la squadra deve essere una squadra propositiva, secondo il punto di vista, per avere delle accoppiate che lavorano bene, che possano dare il loro apporto. Il ragazzo fa la velocità di recupero, un ragazzo che anche se lo salti ma recupera molto veloce, molto rapido, quindi è un giocatore per noi che vogliamo cercare di vincere le partite in concetto pratico, che sta diventando importante, come gli altri, come Pisano che sta crescendo, come... Però ripeto, mi dispiace per Moras, perché stava facendo veramente in questo momento qui una crescita esponenziale importante, anche di struttura, di esperienza che ci vuole. Però noi ritroviamo perché abbiamo alternative molto, molto giovani ma molto attente, diciamo così, che mi danno grande fiducia. Quindi possiamo dire che insomma le due corsie sono bene o male fatte, da una parte Pisano Sciolek e dall'altra Fares barra Albertazzi con Siligardi. Sì, ma la tua espressione basta e avanza. Se Sabino non gioca, muora se fuori, i calcoli, Bianchetti non può giocare a destra, i calcoli sono fatti veloci. Abbiamo tirato via tutte le però tutti i petri. Però non è un problema di uomini, te lo ripeto, ma è un problema che le caratteristiche oggi, è come dire, come gioca l'Udinese, 4-3-3, 4-2-3-1, cioè, ma le caratteristiche dei giocatori sono quelle, quindi si conosce tutti, vita, morte e miracoli, poi quando vai sul campo... Ognuno di noi proporrà il suo modo di vedere che sia più credibile possibile e esprimere al massimo il suo gioco. Questo mi sembra sia il mondo del calcio. Insomma. Noi non siamo capaci di adattarci molto agli avversari. E non è neanche la mia mentalità l'adattamento, perché secondo me bisogna conoscere gli avversari, sapere come giocano, sapere dove si può lavorare, sapere cosa hanno, tutto quanto. Però la mentalità di una squadra di calcio è quella di esprimere al massimo le proprie qualità. E questa è la mentalità del Verona in questo momento. Ecco, qualità che tu domani la tua squadra meglio andrà a esprimere in quella che è anche la tua Udine, insomma una partita speciale per te quella di domani. Sì, per affetto di regione, sì, speciale. Sono friulano, è chiaro che un friulano per prima cosa tifa la propria squadra della regione. È chiaro che l'Udinese dopo domani, chiaramente, da lunedì, sarà da me vista con un occhio benevolo che possa fare il suo campionato e tenerato comunque una regione che è importante per varie situazioni, cioè l'Udinese rappresenta poi i Friuli e noi siamo sempre stati molto orgogliosi di questa squadra, quindi penso che questo fatto qua non mi toglierà sicuramente la voglia di batterla, perché questo è il mio compito prima di tutto, ma questo fatto anche mi dice anche che siccome io amo la regione, amo il rappresentante della mia regione e una delle rappresentanti della mia regione è l'Udinese, per cui dal punto di vista siamo in sintonia perfetta. Un girone di ritorno mister, insomma da ottavo posto, lo dicono i numeri, un Verona veramente numeri alla mano sempre, e che nel calcio si sa contano a volte anche più delle qualità dei singoli giocatori, insomma sta facendo una prima parte di girone di ritorno da grande, ecco, come te lo spieghi tu? No, mi spiego il girone d'andata, è stato costellato da grandi infortuni e la possibilità magari di non poter avere ancora le espressioni maggiori di tutti i giocatori in quel momento. Noi abbiamo lavorato sodo su un periodo difficile, un periodo in cui la mancanza, adesso è retorica, però chiaramente la mancanza contemporanea di Luca e di Giampaolo possono aver creato una delle tante cause, qualche scompenso. Quindi noi abbiamo recuperato i giocatori, la squadra adesso si esprime movimento meglio, peggio, non lo so, mi si esprime con più concretezza. Ha trovato magari serenità di qualche risultato importante ed è chiaro che dal punto di vista lì le motivazioni sono talmente alte. Quindi io non dico che abbiamo fatto meglio o fatto peggio, sono annate che nascono in quella maniera un po' complicata,
che poi per un verso o per un altro non si riesce a cambiare verso, ed è chiaro che in questo momento qua devo dire che Verona come capitale infortuni ne ha avuto in abbondanza e ha pagato Lazio sicuramente, quindi mi sembra che l'espressione del punteggio sia proprio lì anche, in questi infortuni che hanno dato modo a non, di non avere mai una squadra completa. Marrone, lo diceva poc'anzi, sta facendo molto bene, e Ionita secondo me ancora di più. Viviani, per lei tra quanto sarà a sua completa disposizione? La prossima spero io, più giocatori ho meglio è per me. È questione di giorni comunque il pieno recupero, no, di Federico? Lui è cominciato oggi, no, adesso lui è cominciato oggi a fare qualche palleggio con la in allenamento noi, con noi. La settimana prossima comincerà a lavorare con noi, può fare degli allenamenti differenziati per poter così ritornare fisicamente a posto, ma io penso che, cosa devo dirti, abbiamo 15 giorni prima della sosta di Pasqua, penso che nella sosta di Pasqua sia a completa disposizione. Ultima battuta, mister, l'uscita di scena del direttore generale Gardini, insomma, come, che effetto fa, come se la spiega? No, non mi spiego, è andato all'Inter, mi spiego cosa vuol dire. No, con tutto, penso che lui abbia fatto una scelta anche di punto d'arrivo importante, da quello che ho visto, una persona che ha lavorato molto bene in questi anni, ha dato molto per quello che vincere in B, poi là, quindi ha fatto un lavoro importantissimo, ha avuto questa situazione importante di miglioramento lavorativo, diciamo così, come, e penso che questo sia a dimostrare anche il grande lavoro che poi ha fatto a Verona. Quindi Verona penso che abbia dato lui l'opportunità di poter esprimersi al meglio nelle sue caratteristiche, e noi speriamo di poter far esprimere tutti noi al meglio per poter un domani ambire. Ma non perché aveva una calcistica non sia importante, però è chiaro che a questo punto lui ha fatto una scelta anche di lavorativa. Col cuore magari rimaneva qua. Io penso che questo sia importante vedere lui, e speriamo noi tutti quanti di poter seguire la sua scia come miglioramento di squadra, non personale. Noi speriamo che questo modo di essere visto bene fuori, di essere valutato per il valore che ha lui, venga visto anche da parte della nostra squadra, dei miei giocatori, e che possiamo avere in futuro degli scontri positivi sia sul nostro campionato sia a livello personale.